È partito da Piazza Marina a Palermo il corteo dei dipendenti regionali organizzato da CGIL e UIL per lo sciopero generale contro le norme sul personale della regione contenute nella finanziaria. In piazza centinaia di lavoratori e pullman da altre province siciliane. Ci sono le bandiere dei sindacati e striscioni con scritto no all'accordo truffa, riferimento al protocollo d'intesa siglato con il governo regionale da Cobas, Codir, Sadir, Siadef, PC CISL e UGL 2 giorni fa, che prevede di affidare un tavolo negoziale con l'ARAN Sicilia alla trattativa su permessi sindacali, malattia, mobilità e riqualificazione e riclassificazione del personale. La proposta del governo e la decisione della maggioranza delle sigle di sottoscriverla ha spaccato il fronte sindacale. CGIL e UIL infatti non hanno firmato il protocollo e hanno deciso di non revocare lo sciopero proclamato mesi fa. Il corteo ha sfilato per le vie del centro ed è arrivato a Palazzo d'Orléans, sede della presidenza della regione. Noi oggi qui scioperiamo perché la piattaforma presentata nel tavolo negoziale con il governo assieme ad altri sindacati è stata completamente disattesa. Noi vogliamo una seria riforma della pubblica amministrazione regionale, della dirigenza regionale e il rinnovo dei contratti di lavoro scaduti da più di 10 anni. Se altri sindacati hanno firmato un accordo, sono problemi loro. Tutto quello che avevamo chiesto unitariamente è stato disatteso. Proprio per questo motivo noi oggi scendiamo in piazza, sia per lottare contro questa politica del governo regionale contro il pubblico impiego, ma anche perché se il governo regionale vuole seriamente discutere, noi vogliamo sederci, ma per discutere seriamente, non per essere presi in giro. È tutta una presa in giro, a nostro parere. Noi rispondiamo dimostrando che la gente l'ha capito ed è scesa in piazza.